Ciao ragazzi, bentornati nella cucina per tutti. Vi siete divertiti a fare il panettone insieme a me nell'ultima video ricetta? Oh, guardate che ci conto, eh! Fatemi sapere qui sotto nei commenti come vi è venuto e mi raccomando, seguite tutti i passaggi. Ma bando alle ciance, oggi ci dedichiamo a fare insieme un primo molto buono, molto tradizionale anche. Eh sì, guardate un po' che cosa ho qui. Ho dei tortelli fatti a mano, con il prosciutto crudo, con il parmigiano. Vi assicuro sono davvero buoni. Ma prima di andarli ad assaggiare insieme, vi consiglio di vedere tutta quanta la video ricetta. Seguite anche in questo caso tutti i passaggi. Ah, mi raccomando, andate a vedere, ora spunterà il video, come si fa la pasta fatta in casa, che così potete riproporre la pasta, l'impasto, per poter fare questi ottimi tortellini. Quindi se siamo curiosi di vedere quali sono gli ingredienti per realizzare quest'ottimo primo, prendiamo nota perché questo è un tutorial e mettiamoci al lavoro perché i fornelli ci aspettano. Ci serviranno questi ingredienti. Per la pasta un uovo, 150 g di farina 00 e 25 ml d'acqua. Poi ci servirà ovviamente il burro e la salvia per fare il condimento. Per il ripieno invece ci serviranno 100 g di prosciutto crudo, 100 g di parmigiano reggiano, un uovo, della noce moscata e ovviamente il sale che andrà a completare il tutto. Mettiamoci al lavoro. Ci occupiamo per prima cosa della pasta, quindi nella scodella dove è contenuta la farina vado a mettere una presa di sale. Mettiamo anche l'uovo e per il momento solo un goccino d'acqua. Non vi faccio vedere tutto il procedimento, ma solamente una prima parte, così potete andare a ricontrollare chi di voi non l'avesse ancora fatto in pillole della cucina per tutti, proprio come fare l'impasto per la pasta fatta in casa. Ora che l'impasto è pronto, lo andiamo a chiudere nella pellicola trasparente e mettiamo sopra anche un canovaccio. Lo teniamo a riposo per almeno un'ora. Cominciamo ad occuparci del ripieno. Prepariamoci ora un frullatore che è necessario per fare il ripieno, quindi ci prepariamo il parmigiano, lo andiamo a tagliare e lo mettiamo all'interno del frullatore. Perché lo tagliamo? Questo ci servirà ovviamente in questo procedimento, perché altrimenti se lo lasciamo così grosso non va a tritarsi. Completiamo l'operazione e mettiamo anche il prosciutto crudo. Spezzettiamolo, vi consiglio di fare così. Come vedete non è una preparazione difficile, ma cerchiamo di stare attenti a tutti quanti i passaggi. È arrivato il momento della noce moscata e infine dell'uovo. Siamo ora pronti per andare a tritare e frullare gli ingredienti. Ok ragazzi, anche con l'impasto ci siamo, eh? Guardate che bello, si è frullato per bene. Noi ora lo lasciamo a riposare all'interno del bicchiere da mixer per una mezz'oretta, coprendolo con una pellicola e mettendolo in frigorifero. Il tempo di riposo della nostra farcitura, del nostro ripieno è pronto, quindi vado a togliere la pellicola. Dopodiché ho preparato un bicchiere da mixer con una tasca da pasticcere usa e getta che andrò a foderare e trasferisco il ripieno proprio nella tasca da pasticcere. Spingiamo fino in fondo il composto, lo rimettiamo all'interno del bicchiere da mixer e ci occupiamo ora di stendere la pasta. Ci siamo trasferiti su un piano abbastanza grande, sul tavolo. Togliamo dalla pellicola, dal canovaccio, il nostro impasto che ha riposato. Come vedete è abbastanza morbido. Mi raccomando, farina non molta, io ne ho messa giusto un pochino qui da parte per tirarla. Io come vedete sto utilizzando il mattarello, ma perché io sono abbastanza appassionato di far tutto quanto a mano. Ma se voi avete una macchina per la pasta che tira la pasta e che quindi vengono delle belle sfoglie, usatela, non vi preoccupate, anzi il lavoro sarà molto più semplice e veloce. Io vi consiglio di andarlo a coprire per qualche minuto con il canovaccio, questo permetterà proprio all'impasto di rilassarsi. Dopo lo continuerete a tirare. Possiamo continuare.
Ecco qua, vedete? Invece di andare a buttare direttamente la farina sopra la pasta quando la tiriamo, perché ovviamente è inevitabile che la farina si assorba e quindi ritorni a essere in qualche modo appiccicosa, voi fate come me, prendete con il vostro palmo della mano un po' di farina, la mettete sulla superficie della pasta, girate e continuate a tirare. Ora dovremo andare a creare dei quadrati. Io, ormai lo sapete, sono appassionato della rotella tagliapizza perché è comoda. Quindi dovremo andare a creare questi quadrati che poi si andranno a sovrapporre di circa 5x5. Vabbè, ovviamente se riuscite ad andare a occhio tanto meglio. Però vi faccio vedere. Allora, metto un attimo da parte tutto l'impasto, tutta la pasta tirata, per farvi vedere come faccio io. Ho creato una prima striscia, come notate, che andrò a tagliare a quadratini abbastanza precisi, perché abbiamo detto che li dovremmo sovrapporre l'uno all'altro. Andiamo a prendere il ripieno. Questa è la giusta quantità di ripieno che abbiamo messo al centro del quadrato. Vi consiglio, per chiuderlo al meglio, di spennellare i lati con dell'acqua. Chiudere a triangolo l'impasto con il ripieno al suo interno, premendo bene tutti quanti i lati al fine di non farlo uscire durante la cottura. Mettiamo il pollice in questo modo al centro, prendiamo prima un lembo, poi l'altro, premiamo per bene e pieghiamo la parte superiore. Ecco che abbiamo creato il nostro tortellino. Non ci resta che completare tutto quanto l'impasto. Abbiamo terminato. Ora noi li andiamo a riporre in frigorifero. Come facciamo? Allora, prendiamo un vassoio di quelli da pasticceria, se ce l'abbiamo, ma va bene anche un piatto nel caso, e andiamo a riporre i nostri tortelli sopra, in questo modo. Mettiamo un altro po' di farina sopra e li andiamo a riporre, come abbiamo detto, in frigorifero. Io vi consiglio di tenerli per 3-4 ore prima di andarli a gustare. Dopo il meritato riposo in frigorifero, i tortelli sono pronti, quindi ho messo l'acqua a bollire. Nel frattempo ci prepariamo anche una wok, accendiamo il fuoco, mettiamo il burro. Ora che il burro si è sciolto, vado a tagliuzzare le foglie di salvia. Io sto mettendo anche un pochino di noce moscata, questo spingerà meglio il sapore. E finalmente possiamo buttare i tortellini. Appena torneranno a galla, li possiamo buttare nel condimento. Eccoci, i tortellini sono pronti. Avevo un attimo riacceso il fuoco nella wok e li vado a inserire nel condimento. Grattugiamo ancora un po' di formaggio. Aggiungiamo giusto pochino d'acqua di cottura e possiamo saltare. Io ho scelto questo bel piatto, ho messo qualche fogliolina di salvia intorno, vado ad adagiare i tortelli. Che ve ne pare, ragazzi? Io andrei ad assaggiarli. Ragazzi, non ve lo nascondo che io ho cominciato ad assaggiare questi tortelli. Eh sì, mi dispiace, stavolta vi ho traditi, ma davvero non vedevo l'ora di gustarmeli. No, andiamo a vedere insieme come sono venuti, anche perché penso che questa ricetta l'abbiate fatta insieme a me per un pranzo, per una cena. Quindi condividiamo insieme questo pasto virtuale. Andiamo ad assaggiare insieme. Buonissimi, buoni buoni. Il ripieno è equilibrato, la pasta è cotta bene, né troppo poco né troppo. E il burro e la salvia ovviamente vanno a spingere bene questo sapore, perché è un sapore delicato quello del burro e della salvia, ma che vanno ad esaltare tantissimo il ripieno che abbiamo fatto con il prosciutto e il parmigiano. Non esagerate con la noce moscata, né nella wok, quando andiamo a condire il burro e la salvia, tantomeno quando andiamo a preparare la farcia. Non mi resta che salutarvi. Attivate la campanella per rimanere aggiornati sui video che verranno caricati qui sul mio canale La Cucina per Tutti e seguitemi sulla mia pagina Instagram, il mio social principale, La Cucina per Tutti 1.0. Ciao ragazzi, da Chef Fabio vi saluto e vado a finire il mio pasto. Ciao ciao!